al primo posto, ma in zona podio, poi si gioca col libero, veramente il tutto per tutto. Allora siamo Sì, pronti per andare a seguire questo ultimo, sì, questo terzo gruppo della gara dello short program maschile. E iniziamo subito andando a seguire l'atleta della Repubblica Ceca, Pavel Kaska. Lui avrà proprio il compito di aprire questo programma e non è mai facile, né primi né ultimi, anche se poi ieri abbiamo detto che, insomma, tutto sommato ultimi. Per i nostri Stefania Bertone e Andrea Ota, non è stato poi così male, Esatto, eh? Eri andata nel sì. panico quando Maurizio Margaglio ha detto che è brutto scendere per primi e per ultimi. Effettivamente mi aveva un po' beccata allo stomaco. La famiglia Adams. Tantissimo, ma deve attaccare doppio perché triplo non ci stava dietro lì. Gli applausi della Dom Sportova di Zagabria sono per Pavel Kaska, l'atleta di 24 anni, rappresentante della Repubblica Ceca. Ci ha presentato il suo short program sulle musiche della famiglia Adams. Lui ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati nazionali e aveva partecipato all'Europeo già nel 2007, ottenendo una 19ª posizione, e poi l'anno scorso a Sheffield, chiudendo in 26ª franca. Sì, è una prova discreta, direi, discreta. È andato deciso per quel primo triplo Lutz, triplo Tolpo, voleva essere, ma non è riuscito ad arrivare bene dal triplo Lutz, quindi eccolo qui, lo vediamo qua, vedi che fatica che fa sull'arrivo. Riassesta, riassesta, ma poi ha deciso di farlo solo doppio, credo che sia stata una decisione saggia, perché da lì veramente avesse tentato triplo sarebbe finito. E invece poi molto bene per quanto riguarda il triplo loop, è facile, tranquillo, l'Axel che era solamente doppio, come abbiamo detto prima, con tanti pattinatori che lo presentano triplo, vuol dire già mettersi un pochino più in una situazione di inferiorità, di punteggio di base. Comunque, pattinando per quanto abbiamo senza errore, potrebbe comunque
e vedremo che qui già cominceranno a salire i components un pochino già di più. Comunque potrebbe riuscire a restare in quella zona dei qualificati, che è ancora la zona ambita da questi pattinatori. Beh sì, ricordiamo appunto che noi abbiamo 30 pattinatori in gara, ma purtroppo non tutti ovviamente andranno a fare la finale. La cosa poi che dispiace è proprio che per Paul Boncaccio Parkinson, il nostro campione nazionale, non ci sono proprio possibilità di cambiare la situazione, perché ha fatto purtroppo uno short con degli errori pesantissimi ed è in ultima posizione. Ma andiamo a vedere adesso il punteggio per Pavel Kaska. Pavel Kaska iz Češke za kratki program osvojio je 53,76 bodova. 27,61, 26,15 per la presentazione, se non ha assolutamente problemi, con 53,76 Pavel Kaska, e va in quinta posizione, e ovviamente c'è la magica e attesa Q al suo fianco.